Atalanta archivia la pratica salvezza e riconquista la quinta posizione in classifica battendo il Brescia 3-0 nel derby disputato sul neutro di Reggio Emilia. Il Rigamonti è infatti squalificato. I neroazzurri inanellano inoltre la quinta vittoria esterna della stagione. Tutto questo contro gli eterni rivali bresciani e questo non è altro che un motivo di soddisfazione in più, perché non è vero che contro il Brescia si gioca una partita come le altre. Il match mette in evidenza, soprattutto nel primo tempo, un Brescia generoso nel possesso palla e un Atalanta di contro ordinata a chiudere ogni varco. Nella ripresa, dopo il terzo gol dei neroazzurri messo a segno al 18° da Ganza, che finalizza un'azione partita dai piedi di Cristian Zenoni e proseguita da Ventola, la partita è praticamente chiusa. Nel primo tempo è il Brescia ad avere l'opportunità di passare in vantaggio. Dopo 21 secondi, combinazione Baggio-Pirlo e Pellizzoli è chiamato a intervenire. All'11° primo gol neroazzurro, la firma è quella di Maurizio Ganza. Al 35° ancora Pellizzoli su conclusione di testa di Iliana. Poco prima del riposo l'Atalanta va a segno per la seconda volta. Morfeo batte il calcio di punizione, Hübner si inserisce nella traiettoria della sfera e Sörnicek è battuto per la seconda volta. Nella ripresa va segnalata l'occasione che capita a Tare e la deviazione di Sörnicek su conclusione.